Oggi si celebra la festa degli apostoli Filippo e Giacomo e il brano del Vangelo è quasi identico a quello che abbiamo meditato ieri, il primo giorno del mese. C'è una differenza nell'incipit, lieve ma non irrilevante. Il testo di oggi inizia infatti con la ben nota esclamazione di Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita», seguita dalle rivelazioni del Maestro riguardo il suo rapporto con il Padre e poi dalla richiesta anche di Filippo. Ciò che Gesù afferma di se stesso è di straordinario valore per il credente. Gesù è la via al Padre perché ne rivela il volto autentico. Dio, la sua essenza, la sua sapienza, la sua maestà non sono direttamente accessibili all'uomo. Ma il cristiano sa che è possibile afferrare qualcosa della sua natura. La vita, l'insegnamento, i miracoli di Gesù e soprattutto la sua morte in croce rivelano che l'amore è l'essenza stessa di Dio, che possiamo rivolgerci a Lui come un padre, chiamandolo addirittura papà, babbo. Nessun altro, né prima né dopo, si è mai spinto a tanto. Gesù non è solo la via, cioè un mezzo, per quanto ineguagliabile, per arrivare a Dio. Nel percorso della fede tante persone hanno fatto il primo passo, anche se forse non il passo decisivo, grazie proprio alla testimonianza di altri fratelli che per essi sono quindi stati una via. Gesù solo però è anche la verità. Conosciamo fin da piccoli che offendere la verità, cioè dire le bugie, è una mancanza contro l'ottavo comandamento. Crescendo poi capiamo che la mancanza di verità nelle relazioni umane è la prima sorgente di incomprensioni, di dissidi, di odi e addirittura di guerre. E questa è proprio l'essenza di Dio, dove invece Egli regna le relazioni umane hanno il profumo di condivisione, hanno il profumo della benevolenza, della bellezza, dell'amicizia, dell'amore. Lì c'è la verità. Gesù poi è la vita. Prudenza va esercitata qui per non attribuire a questo termine vita un significato abbastanza tecnico, perché su questo si innestano molti e gravi contraddizioni del pensiero debole. La vita che Gesù è venuto a portare in abbondanza, Giovanni al capitolo 10, è la vita eterna, è la stessa conoscenza di Dio, Giovanni capitolo 17, che è possibile soltanto attraverso la conoscenza di Gesù. È una pienezza di vita che possiamo soltanto immaginare. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Buona e santa giornata a tutti.